Sono curioso di sapere come una scena culturale a cui hai partecipato, quella della Bologna degli anni 80, abbia potuto influenzare la tua formazione, in particolare in relazione a una situazione che ha visto mescolarsi discipline più spesso separate, l'illustrazione, il fumetto che si sono incrociati con il design, la moda e la comunicazione, ad esempio. Certo, ma allora parliamo di questi benedetti anni 80, che sono anni in cui certamente c'è stata una presa di coscienza, diciamo, su quello che poteva essere il ruolo dei media, diciamo, in tema di creatività e in tema di progettazione delle cose, no? Che sono due elementi assolutamente complementari. E ci siamo resi conto che, dico ci siamo come gruppo, perché era un ambiente culturale, quindi fatto di persone, ci siamo resi conto che c'erano dei media, c'erano dei modi per esprimersi che erano assolutamente nuovi e diversi rispetto a quelli anche solo di 10 anni prima. Intanto dobbiamo ricordare che c'è stato il passaggio televisivo, per cui da una televisione che era monolitica, uno, due, tre canali, adesso senza metterla in politica, c'è stato il passaggio, diciamo, della TV privata, no? Le radio hanno avuto un ruolo importantissimo. Alcune radio, diciamo, io ricordo che la Radio Popolare, Radio Alice qui a Bologna, erano luoghi di aggregazione, cui poi si faceva, appunto, ci si entusiasmava vicendevolmente con questa idea anche di elementi nuovi che si aggiungevano al dibattito, no? Perché prima magari, insomma, andavi fuori, andavi nell'osteria, andavi nel pub, e poi però c'avevi anche l'elemento quotidiano che ti accompagnava, l'amico che andava a parlare là, cioè, quindi evidentemente si è aggregato un sistema che prima non aveva i mezzi per questa aggregazione, no? E in questa aggregazione, fatta anche di cantine dove si facevano i concerti, quindi a Bologna all'epoca c'erano, ricordo, centinaia di gruppi musicali, io stesso facevo parte di un gruppo musicale perché era una modalità quasi. Insomma, come oggi avere cellulare, cioè dovevi fare questa attività. E quindi in quel sistema in cui poi certamente non è estraneo il passaggio, appunto, della creazione di questa facoltà che sembrava impensabile qualche anno prima, no? Disciplina per le industrie, per le discipline artistiche e musica, questa DAMS, da un'idea o comunque sono propiziata da Umberto Eco, ecco che lì si crea quindi una situazione che oggettivamente aveva parecchi elementi da cui poi evidentemente è stato, tra virgolette, facile e conseguenziale avere appunto degli esiti. E lì gli esiti principali, adesso guardandolo ad oggi, se questa è la domanda, certamente sono esiti estetici. Estetici, poi noi sappiamo che nell'esito estetico c'è sempre la valenza etica, quindi è evidente che io la vivo non certamente come una componente di superficie, questa considerazione. E però, insomma, esiti che hanno portato così a una rivoluzione di quello che era la grafica, di quello che è stato anche, a mio modo di vedere, l'evoluzione, tutta l'estetica televisiva che è nata dalla grafica. Non so, ricordo Carpentieri, che poi andò a lavorare in Rai, ricordo Igor Tuberi, che hanno fatto delle operazioni vicine a questo mondo mass mediatico, e lo hanno modificato, perché eravamo dentro un'estetica, se vogliamo, adesso non ho elementi, però diciamo post-democristiana, comunque, insomma, molto inquadrata, rigida, più che rigorosa,
e lì invece ci siamo aperti appunto a un mondo postmoderno che certamente ha portato dentro, si fa parte un uso del colore, ma soprattutto la capacità di raccogliere il passato e portarlo dentro la modernità, so, vedi anche la riscoperta del futurismo, e certi passaggi anche di segno e non solo cromatici che sono entrati dentro il mondo televisivo, un mondo televisivo certamente più ricco, più presente, più forte anche come impatto. E poi c'è stato, diciamo, un esito, diciamo, nel mondo del fumetto, ma che ascrivo al passaggio precedente, e per quello che mi riguarda il fatto di avere io, diciamo, in termini personali un rapporto con Milano, come dire, sono stato un po' l'elemento di collegamento tra quello che stava succedendo qui e quello che stava succedendo a Milano, no? Quindi poi la conoscenza, perché si sa che il destino ha dei percorsi ineluttabili, quindi io dovevo conoscere a un certo punto Ettore Sozzas, in quanto faceva delle cose che certamente erano in armonia con questi nostri processi, i nostri percorsi qui bolognesi, e da lì poi, diciamo, si è creato una sorta di link per cui per diverse persone, cioè Marcello Iori, Giorgio che viene recitato prima in Cortuve, Daniele Brolli, sono venuti a Milano e c'è stato un po' questo passaggio e è iniziata questa relazione con un reciproco, una reciproca polluzione, inquinamento se vogliamo, e da lì è nato poi un percorso anche nei meccanismi molto simile a quello che sono state le avanguardie storiche. Forse non, ecco, diciamo, non si è trovato per ora, o non c'è stato, diciamo, uno storico, un critico, perché diciamo il meccanismo è sempre quello di una squadra di creativi con un trainer, un allenatore, no? E di futurismo Marinetti. Ecco, è mancata forse questa figura qui, ecco, e quindi è difficile anche fare una ricognizione oggettiva, ecco, di questi accademie, però forse presto, no? Siamo ancora tutti vivi, quindi... ci sono elementi della tua carriera e del tuo lavoro che ti avvicinano a vari periodi luminosi e creativi, no? Un sano spirito ironico ed iconoclasta che è riconosciuto ad esempio a Memphis, con il quale hai lavorato, una carica dinamica rivolta al futuro, hai citato il futurismo, uno sguardo positivo e uno slancio, diciamo, anche progressista che ha caratterizzato, diciamo, lo Space Age o lo Streamline, così come l'anima di molti successivi rapidi cambiamenti tecnologici che inducono a cambiamenti di prospettiva. Bene, mi sembrano tutti elementi propulsivi, no? Che sono, possiamo anche definirli ottimistici. In quali di questi ti riconosci maggiormente e quali stimolano maggiormente la tua azione adesso e ti pare contrastino con l'attuale spirito dei tempi? Ma allora, trovo che l'analisi che insiste nella domanda sia molto condivisibile. E certamente in quello che è la mia posizione, che è stata la mia posizione, che poi comunque ha subito delle modificazioni naturalmente, perché diciamo la principale modificazione è diciamo da una partenza di tipo entusiastico e di tipo avanguardistico, e per avanguardia intendo una forte capacità di proposta, la proposta in particolare quando è spinta da un processo creativo impulsivo e molto facilmente aggredibile dai razionalismi, in quanto è appunto istintiva. Però ecco, questa istintività ha dentro spesso una carica di autenticità che riflette delle reali esigenze e quindi è molto vera, molto autentica. Il fatto che poi sia stato un atteggiamento
da un punto di vista degli operatori dell'avanguardia, molto di massa, se vogliamo, un approccio molto diffuso, mi fa pensare che abbia tuttora una sua necessità di essere e possa dare un apporto molto forte in termini positivi anche nell'attuale situazione. Perché? Perché io penso che certamente sono importanti la ricerca, è importante avere, e quindi qui un'evoluzione, diciamo una maturazione, quelli che sono stati gli atteggiamenti iniziali, è importante avere un approccio cosciente a quelle che sono le reali problematiche, se vuoi, del mondo del progetto, perché progetto è creazione ma è anche soluzione dei problemi. O perlomeno, non voglio essere così presuntuoso, suggerimento di alcune soluzioni dei problemi, o perlomeno partecipazione al suggerimento di questa soluzione dei problemi. Quindi in questa idea corale, ecco, più che personale, vedo un passaggio mio personale, se vogliamo, un atteggiamento molto diffuso oggi, ma va bene, insomma, io lo recepisco in maniera sincera, quindi sono convinto, ecco, che questo nostro atteggiamento entusiastico di allora oggi possa portare dei frutti importanti, proprio perché siamo in una situazione in cui l'entusiasmo è veramente una merce rara. È qualcosa di proprio che devi andare ad estirpare quasi, ecco. E siccome certo la situazione è una situazione, non è che possiamo negarlo, che sia una situazione non positiva o comunque in cui è più presente il dubbio che diciamo la possibilità di mettere in atto delle soluzioni, io penso che questo approccio appunto di tipo propositivo possa certamente con i suoi limiti, ma con i limiti dovuti al fatto che una qualsiasi idea è criticabile, è fortemente criticabile, e più è buona e più è criticabile, però dico, per fortuna, e non lo dico solo a me stesso, col mio, diciamo, il mio operato, quello che continuo a fare, ma insomma, dico anche ai ragazzi dove insegno, è importante avere questo atteggiamento. Non temere di essere criticati, ma portare avanti così, delle idee che, di cui magari riconosciamo anche noi il limite, già in partenza, no? Però diventano gli elementi di dibattito, di forza, di propositività. Si parlava anche di un momento di catalizzazione, no? E c'è stata un'esperienza che hai vissuto che è stata definita bolidismo, è un movimento che ha caratterizzato l'azione professionale tua e di altri tuoi colleghi, si è diffusa poi in tante altre direzioni e sono stati posti in evidenza degli elementi che si trovano in grande consonanza con il vivere contemporaneo, che sono quasi un paradigma del vivere contemporaneo, la molteplicità, il cambiamento, il movimento, la leggerezza. Qual è l'eredità più viva e in azione magari di quel movimento ora? Ma bolidismo aveva un nome molto legato alla materialità, perché questa idea appunto del bolide è una massa che si è esposta nello spazio a una forte velocità, e però nell'idea di velocità c'era già in nuce l'idea dell'immaterialità. Quindi ecco, c'è questa intuizione che io considero ancora oggi valida di riconoscere al nostro contorno, al nostro ambiente, una evoluzione appunto in termini di velocità, quindi sempre più veloci, nella immaterialità. E questo è stato, come dire, un modo di prendere coscienza in maniera
quanto più precisa possibile della nostra realtà, perché non puoi prescindere nel tuo operare progettuale, anche quando parli di sostenibilità, da questa analisi, cioè capire in che contesto ti stai muovendo. E allora un passaggio che apparentemente aveva questo carattere, come dicevamo prima, entusiastico, in realtà aveva un livello di profondità analitica consistente, tant'è vero che poi sono le intuizioni. Adesso, ahimè, parliamo di un periodo in cui internet era una parola ancora non utilizzata, quindi non solo la rete in sé, ma proprio la parola non esisteva. E qui invece aver capito che c'era questa necessità di globalità che poteva essere ottenuta attraverso la velocità, appunto, di trasferimento di dati, di elementi, di progetto, di umanità, appunto, in maniera veloce, certamente ci ha dato una visione molto avanzata rispetto a quello che poteva essere il contesto di allora, che per quello che riguarda il mondo del progetto era molto basato ancora su quest'idea del razionalismo industriale e quindi del passaggio, cioè anche formale, cioè questi elementi assolutamente importanti dal punto di vista storico, ma inapplicabili alla realtà di oggi, appunto della forma che segue la funzione, con questi assiomi che all'epoca certamente era una forte presa, invece noi diciamo abbiamo puntato in qualcosa che, come dire, era extraterritoriale rispetto al mondo accademico del progetto, ma era appunto una visione più globale, con velocità, capacità di leggere questa evoluzione, che poi abbiamo rappresentato attraverso le forme fisiche, perché in realtà quelli di quegli anni non sono degli oggetti di design, non sono prodotti, sono delle rappresentazioni di concetti, no? Perché noi, essendo allievi del Sozzas, ricordiamo, cioè, lui fece, se non ricordo che anno, nel 74, comunque negli anni 70, questo oggetto che è un po' paradigma di questo atteggiamento, che è le strutture trema, e lo intitolò le strutture trema, un tavolo che banalmente aveva le gambe anziché dritte, diciamo, un po' tremolanti, le strutture tremano, evidentemente lì ci stava una poetica, una posizione, se vogliamo anche politica, ma certamente una lettura della realtà che era in evoluzione, no? 10 anni dopo, diciamo, come modello, se vogliamo, di azione culturale, abbiamo utilizzato lo stesso. Ho sempre pensato alla tua collaborazione con Ferrari, qualcosa che non poteva non nascere, ma in realtà cosa è accaduto realmente? Trovo che questo fatto che tu avessi pensato che doveva accadere sia stato un po' la ragione per cui la cosa poi effettivamente è accaduta, perché questa vicinanza, questa congruità che c'era tra diciamo le modalità di lavoro, le modalità espressive, se vogliamo anche una certa filosofia di base, tra appunto il mio lavoro e quello che si fa in Ferrari, poi ha portato a dei fatti pratici per cui sono stato contattato da loro, è cominciata una micro collaborazione, poi da lì c'è un percorso che è ancora estremamente attivo. Lì, se vogliamo, è stato più legato a un fatto formale, l'innesco del rapporto, no? Poi dopo nel tempo si è approfondito, evidentemente in Ferrari ci sono dei contenuti straordinari appunto in termini di trasferimento di quello che è la nostra cultura, no? Anche se vogliamo legata alla territorialità, no? E però al tempo stesso questa capacità di essere territoriali in un mondo reale, che questa è una realtà
che ha una percezione molto internazionale e però con tutta una serie di caratteristiche locali, anche in termini di persone, questa grande qualità umana che c'è. E anche la cosa che a me stupì all'epoca, l'attenzione che c'è alle persone che lavorano per questa azienda, no? E quindi una visione ante litteram di quello che è il rapporto qualitativo con il lavoro, che parlavamo prima, in cui si vede la persona come, adesso al di là della così, della demagogia, si vede la persona come un'importantissima risorsa da far crescere, da coltivare, quasi più la persona che il prodotto, che è una chiave credo per i prossimi anni. No? Se vogliamo un po' una visione olivettiana, no? del rapporto appunto con, mi viene da dire il lavoratore, ma non lo vorrei chiamare lavoratore, perché c'è un lavoratore che mi trasmette un'idea di obbligo che deve essere, come dire, forse invece un piacere condiviso, cioè il fatto di fare qualcosa. Ecco, questo elemento lo si ritrova dentro gli stabilimenti di Maranello, cioè quest'idea di fare il lavoro che è quasi un piacere. Io penso che sia possibile, cioè non mi sembra una visione così utopica, per cui quando dico questa cosa mi dico, vabbè, ma sì, per forza, la Ferrari, cioè, però a vedere, che ne so, lì come fanno i salotti a Forlì. Dico, ma io penso che ci si possa arrivare anche lì, o comunque, anche se non ci si può arrivare, bisogna provarci, perché è quella la visione giusta, non è del salotto di Forlì. E dovrebbe anche garantire delle prospettive, quel tipo di visione. Penso di sì, perché, ripeto, siccome anche il prodotto oggi è basato più su degli elementi intangibili, più su quest'idea di miglioramento qualitativo che di miglioramento quantitativo, e questo nuovo prodotto deve passare da una sorta di entusiasmo, da una sorta di piacere del fare, che io penso onestamente noi abbiamo un po' perso. Noi, dico, come sistema italiano, anche il design oggi è un design che ha perso questa idea del far bene per provare piacere. In fondo l'appagamento del fare una progettazione deve essere dettato non tanto dal fatto che poi guadagni un sacco di soldi, perché in fondo questi soldi, questo denaro, abbiamo visto che spesso è virtuale, no? Poi certo uno ha bisogno, diciamo, di una quantità, diciamo, che gli consente un'esistenza normale, però questa idea dell'accumulazione che non funziona bene, che ha degli elementi che non sono più nemmeno, se vuoi, connaturati a quella che è la struttura della nostra società contemporanea, perché anche la nostra quotidianità è molto più legata rispetto al passato al just in time, cioè quindi fare una cosa quando è necessaria, che invece nell'accumulare risorse per poter avere le risorse nel momento in cui si presenti l'eventualità, eccetera, eccetera. Adesso, senza farla troppo complicata, però credo che sia importante riuscire ad avere oggi la cognizione che noi dobbiamo lavorare per un'attività proporzionata a quello che sono le esigenze contingenti. Quindi ecco un po' quello che dicevo prima, questa idea dell'accumulazione, no? E per farti l'esempio pratico, ti potrei dire che se tu pensi le risorse oggi, queste tecnologie che non sono più nuove, ma insomma,
cioè, vengono definite nuove tecnologie. Per la produzione dell'energia, il fotovoltaico oggi presenta un problema pratico che è quello della conservazione dell'energia, no? Perché di fatto abbiamo una scuola che dice c'è il sole, consuma quando c'è il sole, e c'è un'altra scuola che dice no, tu accumula per consumare dopo. È evidente che noi dobbiamo invece, come dire, connaturarci, armonizzarci di più con quelle che sono le risorse che ci stanno, no? Ecco, quindi sarà questa capacità, e questo lo dico anche nel progetto, evidentemente sarà così, no? Cioè, quindi anche l'idea, se tu pensi, l'idea della serialità. Cioè, io faccio una progettazione di una cosa uguale per tutti, poi la metto in un magazzino e quando uno ne ha bisogno gliela do. È un'idea antichissima, cioè antichissima in senso negativo. È evidente che invece bisogna, infatti ci sono adesso dei passaggi per cui tanti prodotti, per esempio, vengono o verranno fatti in maniera nuova, se vogliamo, con questo artigianato elettronico. Adesso si parla tanto di queste stampanti 3D, un po' da verificare, non è che tutto si può fare al momento, ecco, però l'idea di fare la cosa nel momento in cui è necessaria, non predisporla, mettere un sacco di energie dentro un magazzino, ma prepararla al momento. Ecco, quindi il ritorno, se vogliamo, e poi e torniamo in pista, dico, come sistema paese, a questo artigianato elettronico, e quindi un artigiano sofisticato, softwareizzato, che ha vissuto un po' in California un anno, poi è tornato, che sta dentro internet, eccetera, eccetera, che fa gli oggetti non in serie, ma in specie. Quali sono i luoghi del mondo che attraggono maggiormente la tua attenzione? Cioè, quelli magari dove lavori meglio, dove ritieni ci siano maggiori prospettive, o comunque magari dove il tuo lavoro è meglio accolto, alcune istanze legate al tuo lavoro sono meglio accolte, alcune le hai anche descritte. Ma io mi sono sempre trovato bene in Giappone, per varie ragioni. E diciamo, all'inizio sono andato diverse volte, diverse decine di volte, all'inizio perché c'era veramente quest'idea della unicità, nel senso che ti senti veramente unico e riconosciuto in questa unicità, anche per un fatto, come dire, fisionomico, no? E poi nell'apprezzare questa loro idea di vita intimamente e sinceramente minimale, che è stato un passaggio successivo. Intendo appunto in questo, io condanno in maniera assoluta il minimalismo formale, cioè coloro che si propongono con un cubo pretendendo in questo di assumere appunto quest'idea appunto di save money, di save energy, di save tutto. E invece sono molto d'accordo con un'allocazione giusta delle risorse, e quindi con un minimalismo cosciente, reale, intimo.